Ciao e bentornata o bentornato sul mio canale. Questo video lo dedichiamo alla lettura dell'Akasha per la settimana che va dal 9 al 15 settembre. La prima carta sarà valida dal lunedì fino a un po' di mercoledì, la seconda carta dalla seconda metà del mercoledì fino alla prima metà di venerdì, a un po' di venerdì diciamo, e la terza carta sarà valida da un po' di venerdì fino alla domenica. Vediamo che cosa ci riservano i nostri registri akashici. Allora, prima carta. Wow, natura! Allora, questa carta mi piace tantissimo, guardate com'è bella anche, è fatta proprio bene. Questa viene dall'oracolo dei registri akashici, ideato da Lian Catrozzi, che ha un canale bellissimo su YouTube, andatelo a guardare. E in questa prima parte della settimana, questa carta ci invita a riconnetterci proprio con la natura, con l'elemento naturale. Spesso noi viviamo appunto in queste città, soprattutto diciamo, dove non c'è molto contatto con la natura, e se noi non siamo a contatto con la natura, non sapete quante cose ci perdiamo il contatto con il nostro intuito, ci perdiamo anche tanta tranquillità, perché se noi siamo sempre appunto in città, ti sposti con i mezzi, le metro, il rumore, i suoni, il caos che c'è nella città, questo ci destabilizza, ci fa perdere energia, ci fa perdere l'equilibrio. Quindi Akasha ci viene a dire: guarda, è il momento che ti prendi un po' di tempo, magari, che ne so, una mezz'oretta al giorno, ti fai una passeggiatina in un parco, o comunque ti coltivi delle rose sul balcone, metti dei fiori dentro casa, cerca tu il modo di avvicinarti il più possibile a madre natura, perché questo andrà proprio a farti sentire anche meglio, più positiva, più energica, a farti ritrovare le energie. Tra l'altro le piante, se messe dentro casa, aiutano anche a depurare l'aria. Puoi fare una ricerca su Google per vedere quali sono le piante che aiutano a depurare l'ambiente. Quindi, prima settimana, da lunedì a mercoledì, focalizzati sulla connessione con la natura. Vediamo invece da mercoledì fino a un po' di venerdì. Allora, peschiamo un'altra carta. E oppla, aiuto! Rifiorire! Questa connessione che abbiamo iniziato con la natura ci aiuterà a rifiorire. Ho pescato due carte, ma infatti la seconda, la terza che è dietro qua, è quella della, diciamo, la riserviamo per dopo. Questa connessione con la natura ci aiuterà proprio a rifiorire. La nostra anima, ci chiede questo, la nostra anima vuole rifiorire, vuole la connessione con la natura perché vuole rifiorire, vuole sentirsi magari anche più leggera, no? La natura ti dà un senso anche di, ecco, ah, che bello, mi è appena arrivata una ventata d'aria, ti dà questo senso di anche di leggerezza dai pensieri pesanti, no? Tante volte noi pensiamo, rimuginiamo, invece questa carta ci vuole dire: guarda, stai mettendo te stessa al primo posto, ti stai dedicando proprio ad alleggerirti come un fiore, come una farfalla. Guarda che bella questa donna che emerge proprio da questo fiore. Quindi questa connessione con la natura aiuterà te stessa a rifiorire come donna, a scaricarti tanti pesi inutili che ti porti dietro. E questo quindi è da mercoledì fino a venerdì. Vediamo che cosa succede, la carta già è pronta qui dietro, da venerdì fino a domenica. Oh, wow, famiglia! Benissimo. Allora, tra l'altro, guardate, tutti gli elementi naturali sono presenti anche in questa carta qui, no? Questa carta è vero, parla della famiglia, però la famiglia si riunisce a contatto con la natura. Quindi questa carta non vuol dire solo, diciamo, che c'è un bisogno di connetterti con la tua famiglia. Sicuramente c'è la necessità proprio di, che ne so, fare una riunione familiare, chiarire alcuni elementi, cioè alcune cose rimaste in sospeso con i tuoi familiari.
e magari puoi organizzare un picnic all'aria aperta per fare questo, no? Per tante volte diciamo rimangono in sospeso delle cavolate e magari una bella riunione familiare, un bel pranzo magari fatto all'aria aperta può aiutare tanto. Magari fatti concediti un'uscita fuori con la tua famiglia. Tra l'altro questa carta può voler dire anche crea delle relazioni con delle anime che vibrano alla tua stessa frequenza. Quindi, diciamo, la prima carta ci invita a riconnetterci con la natura, no? Nella prima parte della settimana. Nella seconda parte della settimana, questa connessione, ci fa rifiorire, ci fa riscoprire, il nostro lato più leggero, più in armonia con l'universo. E tutto questo si conclude anche in un'armonia non solo nostra, ma proprio un'armonia generale, un'armonia familiare, un'armonia, ripeto, la familiare anche a livello più esteso, non solo di famiglia come parenti stretti, ma proprio un'armonia globale. Quindi ricordati sempre che diciamo, la tua serenità la devi mettere al primo posto non per egoismo, ma perché serve perché sarà da riflesso e sarà da diciamo, produrrà un effetto di risonanza a livello globale, a livello prima di tutto della tua famiglia, perché la tua famiglia è costituita dalle persone che ti stanno più vicine, no? E poi ci sarà questo effetto risonanza anche all'esterno. Quindi questa lettura veramente è stata fantastica. E se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio gruppo Facebook Riscopri la tua bellezza con Geo, dove faccio delle dirette sempre molto interessanti. Ci vediamo al prossimo video. Muah!